Bentornati a tutti nel mio mondo Forza, sono il vostro Tech Pist Ben e oggi vi parlerò dei Delac. Ricordatevi, tutto quello che sto per dirvi potrebbe essere sbagliato, non per colpa dei miei dati, ma per colpa dei Delac stessi, maestri degli inganni e delle ombre. Chi sono i Delac? Alcuni credono che siano degli informatori che vendano segreti, ma che questa potrebbe essere una copertura. Altri credono che la loro potenza venga da un accordo strappato a Lord Elmar stesso, ma potrebbe essere una diceria messa in giro proprio dai Delac. Infine, c'è chi dice che siano dei sabotatori, di cui però non si sa al soldo di chi o per quale fine ultimo. Ma visto che è una voce sponsorizzata principalmente dai Delac stessi. Insomma, ciascuna di queste informazioni potrebbe essere falsa, oppure potrebbero essere tutte quante vere. Benvenute nella House of Shadows. Prendiamo l'aspetto dei Delac. Sono pallidi, all'inverosimile, quasi la pelle è quasi bianca. Sono pelati, si rasano i capelli, tanto che è quasi impossibile distinguerli l'uno dall'altro. Arrivano addirittura a sostituire i loro occhi da delle lenti bioniche. E lunghe vesti coprono tutto il loro corpo. Quindi effettivamente è difficile distinguerne uno dall'altro. Tanto che anche per gli altri clan che hanno provato a studiarli per capire come, diciamo, approcciarsi a questo particolare nemico, amico, non riesce nessuno a distinguere i capi dai novizi. Non c'è nulla nel loro aspetto che indichi chi sia il Delac di fronte a voi. Una particolarità dei Delac, oltre a quella che ho appena raccontato, è che è impossibile trovarli se non vogliono essere trovati. Sembra che siano capaci di comparire e sparire quando più gli aggrada. Tant'è che si dice che siano degli psichici, che possano leggere nella mente e staccarne con la forza i segreti. Uno dei punti, diciamo, di difficoltà che i loro nemici trovano è che non si capisce quali siano i territori di questo clan. Non vengono sbandierati, quindi anche se effettivamente un luogo specifico di Necromunda è territorio dei Delac, non c'è nessun simbolo, perlomeno visibile alle persone normali, che indichi Delac. E spesso e volentieri si crede che alcuni dei loro territori siano di altri clan. I clan stessi credono che siano dei loro territori, ma in verità sono gestiti interamente dai Delac. E è anche difficile colpire la House of Shadow perché non si basano su una particolare industria, come per esempio i Goliath sulle forge, il commercio delle armi, oppure la tecnologia antica, o tutta la parte di chimica gestita dalle Esker. Non hanno un'industria particolare su cui basarsi. Effettivamente, quello che vi ho detto prima, questa diceria del fatto che i Delac si basino principalmente sul commercio delle informazioni, effettivamente in questo caso potrebbe o non potrebbe essere vera. Ma da dove vengono i Delac? Poiché, come tutto nel loro essere, anche questo è, diciamo, coperto da un alone di mistero. Nel 36esimo millennio, su Necromunda, accadde una cosa molto particolare. Un corpo celeste vagante, una luna chiamata Somnus, è passata vicina a Necromunda. Proprio
in quel periodo, non si sa se collegato a questo fenomeno celeste, molta gente di qualsiasi ceto, clan, casa nobiliare, lavoratori, ha cominciato a fare strani sogni e spesso e volentieri camminava durante la notte rispondendo a voci che sentivano soltanto loro. Al che molte di queste persone hanno cominciato proprio a sparire, non sono più state trovate. Solo un nome veniva citato quando si indagava su questi sogni o queste sparizioni. Drac. Era una frase, una parola sentita dire a queste persone che parlavano come in una specie di trance. Drac. In verità, le persone scomparse sono state attirate da qualche parte sotto il formicaio Primus, dai sogni, dalle voci che sentivano, non si sa. Fatto sta che centinaia di anni dopo, i discendenti di queste persone sparite sono tornati alla civiltà, molto cambiati, con l'aspetto che conosciamo dei Drac attuali, ed è proprio con il nome Drac che si presentavano. Da questo momento hanno iniziato una silenziosa scalata, non in modo violento come hanno fatto altri clan che a spintoni, a gomitate si sono guadagnate il loro posto, ma con una grande propensione a convincere altri a passare alla loro causa. Lentamente, con tanta pazienza, si sono infiltrati in un clan, il clan Averest, portandoli a lottare internamente tra di loro, oppure facendogli fare brutte figure davanti alle altre case, davanti a Lord Elnar. Insomma, ne hanno causato la rovina, rubandogli letteralmente il posto e i traffici. Prima che le altre case se ne accorgessero, un nuovo e inspiegabilmente potente clan era tra di loro e non c'è stato nessun modo di riuscire a fermarli. Ma cosa è successo davvero? Voglio spiegarvi partendo da una storia antica, probabilmente prima ancora dell'arrivo dell'uomo sul pianeta che poi è diventato Necromunda, quando ancora il pianeta era coperto principalmente da mari e c'erano tantissime creature che poi sono state domate dall'uomo. C'era anche una razza di alieni pesciformi chiamata, diciamo, chiamiamola Pifian, ok, che con il diminuire dei mari si è ritrovata sempre con sempre meno ambiente naturale dove vivere, che ci sia stata una guerra con gli uomini, che si siano ritirati spontaneamente, non si sa, non c'è traccia di questa cosa. Si sa soltanto che effettivamente su Necromunda nessuno sa dell'esistenza di questi esseri e soprattutto nessuno sa che effettivamente tuttora esistono. Sono caduti in una specie di lungo sonno molto lovecraftiana come nozione. Sono caduti in questo lungo sonno in cui effettivamente i pochi rimasti di questa razza restano al di sotto, nascosti sotto Necromunda. Quando questo pianeta, questa luna Somnus è passata sopra Necromunda, è possibile che ci sia stato un contatto psichico? Non si sa. Però sostanzialmente le persone che sono sparite sono state condotte effettivamente sotto Necromunda e hanno trovato un antico artefatto chiamato Psicoterica. Non si sa di preciso cosa faccia questo Archeotech, però effettivamente ha donato ai Drac una coscienza collettiva. Non sono degli psichici, o forse sono una mutazione dello psichico, ma in fin dei conti non possono leggere la mente, perlomeno non la maggior parte dei Gengar, dei Drac, ma effettivamente possono avere una specie di coscienza comune e quindi riescono a riconoscersi, a comunicare in qualche modo con i loro simili.
e riescono in qualche modo a comunicare, avere una mente comune anche con quelli che loro chiamano i silenti, ovvero i Pishan. Ebbene sì, se qualcuno degli inquisitori sapesse una cosa del genere su Necromunda scoppierebbe un gran casino, ma i Delac sono in contatto comune con una razza aliena nascosta sotto Necromunda e ne condividono, data questa coscienza collettiva, gli scopi. Quali sono questi scopi? Non lo sappiamo. Quindi, come nasce un Delac, un Genghar Delac? È una persona che scompare. Quindi i famosi perduti, le persone che scompaiono dalla loro casa, probabilmente perché hanno nativamente una scintilla di contatto psichico adatto alla psicoterica, vengono presi dai Delac, portati e fatti diventare uno di loro. A questo punto questo diventa un ghost, un fantasma, i normali Genghar, se normali possiamo chiamarli. Hanno l'aspetto pallido, sono pelati, hanno gli occhi sostituiti da lenti, il grande il grande vestito nero che li ricopre, e quindi diventano indistinguibili. Potreste passare accanto a una di queste persone che magari era vostro fratello perduto e non riconoscerlo, e lui sicuramente non si farà più avanti. Tra i Genghar c'è chi effettivamente ha un forte potere psionico, di conseguenza viene completamente consumato dalla coscienza collettiva. Questi potenti psichici, chiamati Psygeist, sono temuti anche dalla casa stessa. C'è un diverso grado di sensibilità verso i silenti e anche un diverso grado di fiducia, per cui molte persone, molti Delac, magari vorrebbero che i Delac restino umani il più possibile e che sfruttino i silenti per quale scopo non lo sappiamo, mentre altrettanti invece seguono ciecamente i silenti e ne diventano gli eraldi di volontà. Gli Psygeist non hanno scelta, gli Psygeist diventano veramente un veicolo della coscienza collettiva, per cui molti Delac li vedono come una prova che effettivamente il clan sta perdendo la sua umanità. I campioni dei Delac sono chiamati Phantom, gli spettri, e sono praticamente dei fari psichici per quanto riguarda la coscienza collettiva. Sono quello che tiene in piedi la rete di queste cellule e che sostanzialmente la aiutano a mantenere coesione con tutte le altre celle Delac che, nonostante possano avere degli scopi personali, spesso volentieri devono avere appunto uno scopo collettivo. I leader dei Delac sono chiamati Masters of Shadow, ovvero i maestri delle ombre, e lo sono, nel senso che sono veramente indistinguibili dagli altri, sono spesso e volentieri degli individui che si mischiano tra la folla nonostante la loro importanza a fianco dei loro fratelli a fare missioni pericolose o meno. Da chi sono guidati però i Delac? Quella che viene chiamata la Star Chamber, ovvero la Camera delle Stelle. È un concilio delle persone, quindi dei Master of Shadows, più affini e quindi più in contatto con i silenti, che ne raccolgono la volontà. Come sempre, per quale scopo non lo sappiamo. Durante la storia i Delac hanno più volte aiutato altri clan, più volte hanno messo i bastoni tra le ruote, ci sono state battaglie o alleanze con altri culti. In tutto l'incidente che ha portato un intero alveare a essere quarantenato
per una malattia di Nargol, in fin dei conti in qualche modo c'entravano i Delac, e voci sempre più incessanti parlano di accordi con Lord Helmar. È difficile dire se i Delac siano contro o per Necromund, perché ci sono stati casi in cui, se non ci fossero stati i Delac, ci sarebbero state gravi conseguenze per il pianeta e per il governo, e casi in cui sembrerebbe effettivamente che abbiano lavorato per minarne la credibilità. Io posso solo concludere questo nostro episodio con un ultimo particolare. Sì, non sappiamo quali siano gli scopi dei Delac. Sappiamo semplicemente che, da calendario imperiale, la luna vagante Somnus tra poco tornerà a passare per Necromunda.